Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Francesco Chiofalo crolla in diretta televisiva per il tumore, trovata un'altra massa. Tutti i fan sono preoccupatissimi, i dettagli. Francesco Chiofalo. Reality show molto famoso e seguito di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show sta facendo tanto parlare di sé. Il programma di intrattenimento, effettivamente, riesce a sorprendere senza sosta i telespettatori. Effettivamente, proprio in queste ore, il popolo del web si è assolutamente preoccupato a seguito di aver appreso alcune dichiarazioni del pupo Francesco Chiofalo alquanto brutte. Cosa è stato rivelato? Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. Francesco Chiofalo crolla in diretta per il tumore. Dal 15 marzo 2022, l'appuntamento con la nuova immagine della Pupa e il Secchione è attesissimo dal pubblico della nuova padrona di casa, la meravigliosa Barbara D'Urso. Effettivamente, quest'anno più che mai, gli spettatori sono agganciati alla TV per scoprire che cosa accadrà durante ogni puntata. In queste ore, il popolo del web sta commentando tantissimo le dinamiche che si stanno sviluppando all'interno del reality show. A tal proposito, numerosissimi utenti si sono spaventati per Francesco Chiofalo a causa di una confessione in diretta televisiva circa il tumore. Ma che cosa è accaduto esattamente? Tutti i dettagli. Lenticchio, La Pupa e il Secchione Show. Lenticchio, trovata un'altra massa. È proprio di queste ore un avvenimento che ha spaventato molto gli appassionati del reality show di Barbara D'Urso. Effettivamente nessuno si aspettava che potesse essere confessata una cosa del genere. Ma che cosa è accaduto concretamente? La Pupa e il Secchione Show è stato il palco di una grande dichiarazione, piena di sofferenza da parte di Lenticchio. Scopriamo insieme ciò che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lenticchio piange. Da ciò che si apprende, durante la puntata del 22 marzo 2022, secondo appuntamento della trasmissione di Carmelita, Francesco Chiofalo ha pronunciato delle parole sul suo percorso che non sono passate inosservate. Io ho dei momenti di depressione qui dentro, faccio finta di star bene e che è tutto risolto. Ma purtroppo io bene bene non sto. Nessuno avrebbe mai pensato di ascoltare tutto questo, però, quello che non ci si aspettava è stata una brutta confessione fatta in diretta. Prima di entrare qua ho avuto un'altra bella notizia, mi hanno trovato un'altra massa qua, nel tubo dopo si respira. Bisogna capire cosa è. Non voglio dire che mi sento sfortunato perché io ho attraversato un'operazione non semplice, per cui averla superata mi rende fortunato. Francesco Chiofalo piange. Senza dubbio, si tratta di qualcosa che il pubblico da casa non poteva immaginare minimamente. Inoltre, il fidanzato di Drusilla Gucci ha potuto sottolineare tutta la sua preoccupazione, specialmente nei confronti dei genitori. Sperando che sua madre sia fiera di lui, Lenticchio ha spiegato. L'unica cosa che mi scoraggia un po' è che sono battaglie che si combattono con il tempo. Fuori dalla sala operatoria mi hanno aspettato mamma e papà. La cosa che mi avrebbe fatto più male di tutte sarebbe stata non poter più rivedere il sorriso di mamma. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.